Carpenteria Metallica Centese, azienda leader nella lavorazione del metallo. Lavori di carpenteria metallica, taglio a laser, piegatura, punzonatura e roditura in CNC, con la massima precisione e qualità. Tanto lavoro, ma anche tanta passione. Via Nazario Sauro, numero 3, telefono 051 683 5851. Impresa Merighi 100, opere d'urbanizzazione, asfalti e pavimentazioni autobloccanti, impianti fognari e depurazioni acque, via Stradellazzo numero 3, telefono 051 683 6103. Merighi, tanta passione per il lavoro sempre a canestro. Studio Fava, commercialisti e avvocati. A 100, in via della Canapa 54. Professionalità, disponibilità e cortesia. Qualità dei servizi e dei prodotti. Cercolor, a Finale Miglia e tutto questo. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e accessori per la tua casa delle migliori marche. Il fondatore Andrea Filippini e lo staff di Cercolor sapranno consigliarti il meglio per la tua casa. La presentazione del Mondo Benedetto XIV lo scorso 1 settembre è stato uno spettacolo nello spettacolo. Infatti la bella e vulcanica nonché brava Patrizia Po, conduttrice ufficiale del Settembre Centese edizione 2017, apre la presentazione con Valeria Sandri, titolari di una delle palestre più conosciute di Cento. Presenta un'esibizione di karate svolta da Marcello Chiumiello e Oliviero Scanavini. Nuova disciplina della palestra per poi alternare altre performance di karate aerobico con nuove coreografie da parte di alcune ragazze che frequentano la palestra. Una battuta con Marca Meglio di Ascom 100 che rinnova la collaborazione attraverso la convenzione riservata agli abbonati Baltur Basket. Spazio anche al canto con due bravi artisti, tra i quali la cantante Angela Finotello che ha cantato l'inno di Mameli al Palazzo dello Sport di Cento prima di alcuni incontri di campionato. Poi via alla passerella del Mondo Benedetto XIV, sale in cattedra la Benedetto Volli che sfoggia il nuovo allenatore Enrico Mettifuoco e uno staff di allenatrici da fare invidia a chiunque, ma quello che conta, come dice il direttore sportivo Enrico Molinari, sono i risultati e quello che salta agli occhi sono il numero considerevole di iscritti, circa 170 tra mini volley e ragazze più grandi, già in grado di formare varie formazioni che militano in diversi campionati fino ad arrivare alla massima categoria della seconda divisione. Poi sul palco salivano i ragazzi del Benedetto 1964, anche qui saltano agli occhi i numeri che esprime il sodalizio. 200 sono gli iscritti alla scuola di pallacanestro e al settore giovanile e la società guarda insistentemente fuori dai confini comunali per allargare il suo bacino di interesse. Occasione per il presidente Roberto Spera di presentare il nuovo responsabile tecnico Marco Savini che prende il posto di Marco Sanguettoli rimasto per 2 anni alla guida tecnica della scuola. E ci si avvia al pezzo forte della serata davanti ad un numeroso e attento pubblico, si riconosce tra gli altri Leo Girotti della Tramec main sponsor per 4 anni, per 4 intensi anni della squadra, poi Andrea Corsini della Carpenteria Metallica Centese, anch'esso sponsor storico, e tanti altri. Michele Manni, manager responsabile stampa di Baltro, invita il presidente Gianni Fava che spiega il nuovo corso e gli obiettivi della società Benedetto XIV. Sentiamolo. Buonasera a tutti, grazie della vostra bella partecipazione. È la conferma del grande interesse che riscuote questo meraviglioso sport. Abbiamo visto prima la presentazione della Benedetto Volley, della Benedetto 64, questi meravigliosi ragazzi così numerosi e così ben educati, come avete visto il loro comportamento anche su questo palco. Ce la stiamo mettendo tutta.
per cercare di centrarlo. Naturalmente siamo partiti dall'allestire una squadra che noi riteniamo molto molto competitiva, ci siamo mossi con grande tempestività quest'anno con le idee molto chiare. Sponsor sono dopo a fianco naturalmente del pubblico, degli abbonamenti, dei biglietti, la voce più significativa per la copertura del budget. Senza sponsor non si va da nessuna parte, e quindi il fatto di essere riusciti già dall'anno scorso e quest'anno io sono molto confidente che riusciremo ulteriormente ad incrementare, costruito un parco sponsor molto molto importante sia numericamente come contributo concreto, è la chiave di volta fondamentale. Poi Riccardo Fava, amministratore delegato di Baltro Bruciatori SPA, che rinnova l'impegno come primo sponsor e ricorda il decennale sostegno al settore giovanile. Poi... Allora, dottore, Baltur, marchio storico sia per Cento che per la pallacanestro centese, esatto. E quindi avanti nel segno della continuità. Proprio così, due realtà storiche centesi che le vede legate da molti anni, perché in realtà questo rapporto, questa relazione così stretta tra la Baltur e la Benedetto nasce già, come molti di voi forse ricorderanno, certamente gli appassionati, nasce alla fine degli anni 90, quando fummo main sponsor per alcuni anni, fino all'inizio degli anni 2000, poi vicini alla squadra negli anni seguenti, per molte volte, e di nuovo dallo scorso anno main sponsor. Ivan Damiano, direttore generale di Caricento, da sempre vicina al basket centese. Vabbè, io sono arrivato a Cento nel 2004 e Caricento era sponsor, si chiamava Caricento la Baltur. E da allora devo dire non abbiamo mai abbandonato la squadra, la banca è sempre stata vicina alla squadra, e come giusto che sia, Riccardo ricordava i quasi 70 anni della, 60 anni della Baltur, ci sono tante cose che a Cento hanno una tradizione, l'ha benedetto. È sicuramente una di queste, c'è il carnevale, c'è la fiera, ci siamo noi che entreremo tra breve nel 160° anno di storia, e vogliamo confermare anche quest'anno il nostro appoggio. Già anticipato che come amministrazione ovviamente abbiamo intenzione, in accordo con la città, di fare la nuova struttura, quindi recupereremo il palazzetto. Questa volta siamo pronti, nel senso che abbiamo il progetto esecutivo, andremo martedì tra l'altro in federazione insieme per presentarlo alla federazione, per avere poi tutti i permessi per procedere con i lavori. Arriva dunque il pezzo forte della serata con la presentazione della prima squadra, lasciata allo spirito ufficiale del palazzetto Larry Sacquegna, che chiama uno a uno i giocatori. Sentiamo. Numero 00, Abama! Numero 2, Giorgio Piunti. Benvenuto Giorgio. Numero 6, confermatissimo, Juan Sebastian Fico. Ecco Vico che ci raggiunge, ben ritrovato. Numero 7, altro confermato, Adrian Ignacio Chiera. Numero 8, Andrea Graziani. Numero 9, Marco Pasqualin. Ecco che ci raggiungono pian piano i ragazzi. Numero 11, Lorenzo D'Alessandro. Ecco, abbiamo i fans di D'Alessandro che chiedono gli autori. Numero 12, Enrico Govoni. Vedete, meraviglioso. Il ragazzissimo. Numero 15, signore e signori, Michele Benfatto. Numero 17, Carlo Cantone.
Nicola Mastrangelo. E numero 32, Nelson Rizzitiello. Ci sono portato bene? Ci siete? Direi di sì. Passiamo al nostro coach confermatissimo, Giovanni Benedetto. Eccolo che arriva Giovanni. Benissimo, il nostro coach. Assistenti, Andrea Cotti. Eccolo qua, c'è un po' di traffico ovviamente, qualche minuto, Andrea ci... Michelangelo Parro! Al termine, coach Giovanni Benedetto, sollecitato da Manni, svela il nome del capitano della squadra. Michele, ben fatto, sentiamo. Quanta fame ha questa squadra? Ah, sicuramente tantissima. Intanto buonasera, non ho salutato tutti. Sono molto contento di essere qui per il terzo anno di fila, ovviamente gli obiettivi sono importanti. Noi abbiamo iniziato da 2 settimane a lavorare, sappiamo che dobbiamo trovare l'amalgama giusta e la sintonia sia fuori sia dentro il campo. Niente, sappiamo che gli obiettivi sono grandi, però noi daremo il massimo e il massimo impegno. E fa alcune considerazioni sul futuro, a cui si aggiungono i nostri migliori auguri per centrare l'obiettivo della promozione in A2. Sentiamo Giovanni Benedetto. Che non diciamo, però sappiamo benissimo di cosa si tratta. E, cosa dire? Dire che oggi sicuramente le promesse valgono poco, però una promessa possiamo farla, cioè è quella che possiamo dire a tutti quanti voi, a questa, a cercare di arrivare nel miglior modo possibile a iniziare questo campionato e cercare di portarle alla fine per riuscire a festeggiare una cosa alla quale teniamo un po' tutti, che non diciamo, però sappiamo benissimo di cosa si tratta. E, cosa dire? Dire che oggi sicuramente le promesse valgono poco, però una promessa possiamo farla, cioè è quella che possiamo dire a tutti quanti voi, a questi tifosi meravigliosi che ci seguono domenica dopo domenica, anche in trasferta, che per me è una gran bella soddisfazione e anche una grande responsabilità, perché quando sei realmente così seguito e quando sai che c'è tutta una partecipazione così importante, diventa comunque un po' più pesante la responsabilità che ti sento addosso, però è una responsabilità che ci vogliamo prendere, che mi prendo insieme ai miei atleti. Sappiamo di dover far bene e la promessa che vi possiamo fare è che ce la metteremo tutta.